è finita qua, la terza squadra ad andare in A2 è proprio l'Amatori Pescara. Dalla resurrezione al trionfo, l'Amatori Pescara in Serie A2 è una storia incredibile, quella della società del duo di Fabio D'Onofrio, passata dalla eliminazione nel primo turno di playoff con Reggio Calabria al trionfo di ieri a Montecatini. A farne le spese è stata la corazzata San Severo, guidata da quel Giorgio Salvemini, fino allo scorso anno coach di Pescara, che aveva in Stefano Raiola il faro sul parquet. Raiola che ne ha raccolto il testimone, diventando il deus ex machina di una stagione diventata trionfale. Al concentramento di Montecatini l'Amatore è arrivata con tante speranze, tanta convinzione e la prima partita se l'è giocata bene, perdendola in volata contro un altro quintetto ricco di esperienza e talento, l'Urania Basket Milano. Nel giro di 24 ore i biancorossi hanno dovuto mettere da parte la sconfitta e focalizzarsi su quello che sembrava un Everest da scalare. Ed in effetti l'inizio è stato molto complicato, con Pescara che sbaglia tutto in attacco, si ritrova sotto di 10 punti, 3-13, e infila il primo canestro dal campo solo nel corso del settimo minuto con Serafini. San Severo non è perfetta, ma trascinata dall'ex rosetano Stanic, sembra avere in pugno l'inerzia della partita. Tuttavia, dopo il primo time out, coach Raiola tira fuori la mossa partita e ordina la difesa zona match-up che confonde le idee pugliesi, tanto che nonostante le basse percentuali dal campo, l'Amatori ricuce lo svantaggio. All'intervallo lungo chiude sotto di soli 2 punti, 30-32, e va al primo vantaggio all'inizio terzo quarto quando la partita si incanala definitivamente sui binari dell'equilibrio. San Severo nel corso dell'ultimo quarto prova a dare la spallata definitiva con le triple di Scarponi e Rezzano, ma l'Amatori rintuzza e poi si affida ad uno stratosferico Leonzio che negli ultimi 6 minuti di partita firma 18 degli ultimi 23 punti di Pescara. Chiude la partita con numeri da MVP, 30 punti con 4 su 6 da 3 e un incredibile 16 su 16 ai liberi e 8 rimbalzi. E mentre Leonzio infiamma la retina, la difesa pescarese anestetizza San Severo che cede di schianto. Il 77-71 apre le porte del paradiso all'Amatori. Pescara ritrova la A2 a distanza di 30 anni dalla Facar, una promozione storica che ha del miracoloso e che ora è tutta da gustare prima di corciarsi le maniche e pianificare le strategie per la nuova categoria. Posso dire solo che squadra, una squadra incredibile, fantastici ragazzi, fantastici tutti dal primo all'ultimo, ce lo meritiamo perché abbiamo messo il cuore in campo veramente, non abbiamo mollato mai, anche se stavamo sotto, abbiamo avuto i coglioni di rimanere in partita e vincerla.